Ciao Dapsim, oggi mi andava di accumulare un bel po' di dislike sotto questo video. Sì, lo so. No, è che credo fortemente anche nell'utilità sociale dell'attività che svolgo con i miei video. Cerco di far passare sempre dei messaggi positivi e a volte mi assumo la responsabilità di farlo pur rischiando di ricevere un riscontro negativo da parte vostra quando si tratta di argomenti scomodi e di questioni un po' sgradevoli per i più. Dobbiamo parlare dei diritti TV, dobbiamo parlare di quello che ci costa la fruizione del prodotto calcio, di quello che ci costa guardare le partite, di quello che pesa sulle nostre tasche la nostra passione per il calcio e quindi dobbiamo parlare del calcio in TV, perché la Lega Serie A in questi giorni, in particolare ieri 6 agosto, ha ufficializzato una campagna di sensibilizzazione che reca questo hashtag Stop Piracy per distinguersi da altri slogan Stop Piracy con le parole staccate o WP che invece sono utilizzati per altre funzioni, per altri scopi. Stop Piracy, questo hashtag che campeggerà tra l'altro nelle prime due giornate di campionato, quindi in questo finale di agosto, inizio settembre, con striscioni e quant'altro. Un'iniziativa ovviamente abbracciata dalla Lega, quindi da tutte le squadre che ci avrete fatto caso sui rispettivi canali social proprio nella giornata di ieri 6 agosto hanno condiviso questa immagine, questa grafica che appunto lancia questa iniziativa, in effetti una foto molto, molto accattivante, molto caratterizzante che attira l'attenzione con un ragazzino seduto su degli spalti completamente in degrado, perché il messaggio che si vuole far passare è che la pirateria uccide il calcio, ammazza il calcio. Il discorso vale ovviamente anche per qualsiasi altro sport, in realtà vale anche per la musica e per il cinema, però non ne parliamo in questo caso. Un'iniziativa lanciata dalla Lega Serie A che in realtà fa eco ad una presa di posizione molto pesante che si era registrata sul finire del mese di luglio, quindi circa una settimana fa, da parte della UEFA, della FIFA e di tutte le leghe nazionali, congiuntamente per una reprimenda molto forte nei confronti di BeOutQ. BeOutQ è in realtà il nome parodistico, possiamo dire, ma in realtà in maniera totalmente scollegata di beIN Sports, perché parliamo di un network pirata dell'Arabia Saudita, quindi invece di beIN Sports, BeOutQ. Questo BeOutQ è a tutti gli effetti una piattaforma pirata di IPTV che non fa altro che ritrasmettere in maniera assolutamente illegale e abusiva il segnale delle trasmissioni televisive legate al calcio. Quindi praticamente trasmette le partite, immette in questa rete IPTV partite in maniera illegale, facendone fruire, ovviamente è anche una rete a pagamento, facendone fruire a milioni di persone in tutto il mondo che in realtà vanno a risparmiare, pur spendendo dei soldi, vanno a risparmiare per ottenere molto più del prodotto tradizionale. Il discorso è molto scivoloso e molto complicato. Io sto qui a dirvi di evitare la pirateria. Non ci guadagno nulla a dirlo, non ci guadagno assolutamente nulla. Lo faccio per il bene, in cui credo, e soprattutto per il bene del calcio. Io mi rendo conto e non c'è, guardate, non è una questione di essere da una parte piuttosto che dall'altra. Noi siamo utenti, siamo nel mezzo. Siamo nel mezzo tra la pirateria e il prodotto legale, tradizionale, che dovrebbe essere l'unico esistente. Io mi rendo conto delle criticità del prodotto legale, la Serie A spezzatino, partite a tutti gli orari che non ti consentono di programmare un'uscita di casa, più piattaforme, Sky, DAZN, si sta parlando di DAZN integrata in Sky, forse con degli sconti, forse quasi un abbonamento unico, come invece abbiamo abbandonato l'anno scorso. Insomma, ci sono tante problematiche, tante criticità dell'utente medio, di ognuno di noi che va semplicemente a guardare le partite. I costi sono alti, non possiamo permettercelo, possiamo permetterci, ma facciamo fatica, dobbiamo fare sacrifici, è tutto verissimo, abbiamo perfettamente ragione. Però il principio di base dovrebbe essere sempre questo: ciò che non mi posso permettere, io non lo acquisto. Ci sono tanti rimedi, si possono guardare le partite con gli amici, si possono guardare ad un bar, in un locale pubblico, nei club dedicati alle proprie squadre del cuore. Si può ovviare in tanti modi, ci sono anche i centri scommesse ormai che trasmettono le partite H24. Quindi non c'è più neanche tanto la scusa di ricorrere al sistema pirata. In realtà ci sono anche molte persone che lo fanno apposta, cioè lo fanno proprio per ripicca, per dire: sai cosa c'è di bello? Io dovrei darti 40-50 euro al mese, non te li do, voglio spendere 10 per vedere tutto. Ah, adesso sono soddisfatto perché te l'ho messa a quel posto. È sbagliato, ovviamente, questo ragionamento, perché è un ragionamento distruttivo, ma che non tiene conto di una cosa, dei dati che vi metto a video. Non ve li leggo tutti quanti perché sono tanti, non vi voglio annoiare, ve li metto a video e li
rileggerete con calma. Ma la cosa significativa su cui dobbiamo soffermare l'attenzione, al di là dei milioni che si spostano di qui di lì, di quanti utenti, e sono tantissimi, fruiscono del prodotto illegale, quindi della pirateria per guardare il calcio, è il numero di addetti ai lavori che rischiano il posto. Circa 6.000, 5.900 posti di lavoro a rischio. Dobbiamo pensare a questo perché il calcio è un'industria, lo sport è un'industria, al pari dell'industria delle scarpe, della pasta, non lo so, della filiera casearia, piuttosto che quello che volete, l'ortofrutta, sono tutte delle industrie. In queste industrie prevedono che ci sia una produzione di un bene o di un servizio, a seconda dei casi, che viene pagato in tutti i vari step fino ad arrivare all'immissione sul mercato con l'utente finale che paga il costo finale, che è un aggregato di tutti i costi intermedi. Se l'utente finale decide di non pagare, ma di acquisire lo stesso il bene o il servizio, tutti i costi intermedi restano a carico di chi li ha dovuti sostenere, con il risultato che collassa tutto e rischiamo di trovarci di qui ad un attimo a non avere più ortofrutta, a non avere più scarpe, a non avere più latte e formaggi e quant'altro. La stessa cosa vale per il calcio, valeva anni fa per, dicevo, la musica e il cinema, poi con praticamente il superamento della condivisione in streaming pirata, quasi totale in realtà, ma non del tutto, su appunto tramite internet, di musica e contenuti cinematografici, con l'avvento anche di Spotify e altre piattaforme simili, diciamo che più o meno si è riuscita ad ovviare e si è salvata l'industria cinematografica, in realtà anche con YouTube, perché gli artisti ricavano tantissimo dalle visualizzazioni dei loro video musicali su YouTube, quindi l'industria musicale è salva grazie comunque a noi e a chi ha creato uno strumento per noi gratuito in buona parte, che però ci consente di fruire del prodotto. Ora purtroppo con il calcio non può funzionare così, perché per quanto ci puoi mettere gli sponsor, è un'industria talmente costosa, quella della trasmissione delle... Ma voi immaginate non soltanto i cameraman, ma anche tutti i software che servono per tracciare i dati sulle partite, le statistiche dei singoli giocatori, tutte cose bellissime che poi noi andiamo a pretendere. Ma caspita, mi hai fatto partire il replay in ritardo. Ma queste statistiche non significano nulla, ma perché non mi fai sapere quanti passaggi ha fatto Tizio verso Caio? Sono cose che andiamo a pretendere, ma non ci rendiamo conto che costano. Costano tanto perché c'è dietro il lavoro della gente. Che posso essere io, potete essere voi, cioè sono persone comuni, sono nostri cugini, nostri parenti, nostri conoscenti, nostri concittadini vicini di casa che lavorano in quell'industria e non possono tornare a casa senza guadagnare nulla perché è lavoro, sono persone. Questo è il principio fondamentale che deve passare. Al di là, questo cerco di non porla in termini di moralismo, non vuole essere il mio un sermone o moralismo che non mi interessa e non mi riguarda, è un'occasione molto molto concreta. Se tutti quanti ci rivolgessimo alla pirateria, domani mattina non vedremo più una sola partita, perché coloro che trasmettono in maniera pirata il segnale non lo producono, non hanno costi, perciò ve lo vendono a così basso prezzo, perché loro i costi ne hanno pochissimi, perché è facile, intercettano il segnale in uscita dalle emittenti abilitate, legali, e lo trasmettono in maniera illegale. Che costo hanno sostenuto? Energia, corrente elettrica, connessione a internet, costi ridicoli. È chiaro che poi vanno a guadagnarci anche cifre spropositate, quindi i veri sciacalli sono loro. Chi ci guadagna di più, chi specula di più su di voi, sono i pirati, non è chi vi propone degli abbonamenti a 30. Voi vedete 30 euro e dite vabbè, il triplo di 10, questi sono delle sanguisughe, ma voi non considerate che magari il margine in quei 30 euro è 3 euro, è 4 euro, perché dietro c'è tutta una filiera di persone che lavorano per un servizio di qualità, mentre nella pirateria il margine sarà 8-9 su 10. Questo anche dovete tenere in considerazione, oltre al fatto che quello lì, per quanto possa essere lavoro, nel senso che pure per la pirateria c'è gente che sta lì a mettere in campo la propria fatica, poiché è illegale non è considerabile come lavoro, perché altrimenti allora va bene qualsiasi cosa, anche le industrie proprio illegali, il commercio illegale di qualunque cosa che inquina il mondo e fa dei danni spropositati a tutti i livelli. Ma ripeto, qui entriamo in un ambito che è sociale, è sociologico, è economia, è cultura. Io volevo semplicemente enfatizzare questa campagna. Ripeto, i dislike stanno piovendo, i vostri commenti negativi già li conosco, però io insisto su questo perché ci tengo tanto ad abbattere la pirateria. Io non, cioè, è capitato a chiunque di noi di guardare qualche partita in streaming pirata, è inutile che ci scandalizziamo, ci mancherebbe, ma l'importante è la consapevolezza che è sbagliato e che non va fatto in maniera sistematica, soprattutto non con i servizi a pagamento come l'IPTV, perché quelli sono assolutamente i più dannosi. Non avevo nient'altro da dirvi da questo punto di vista, sì, perché i dati alla fine ve li ho messi tutto quanto a video e niente, allora sosteniamo questa campagna, diffondete l'hashtag #StopPiracy e difendiamo il prodotto calcio che altrimenti rischia di morire senza mezzi termini.
Grazie per la vostra attenzione e le vostre opinioni. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanella delle notifiche per tutti i prossimi video. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!